Scuola che sa che fine ha fatto, e la Madonna non assomiglia più a quella. Allora io tutti gli anni mi metto lì e dico: cosa ho sbagliato che non riesco più a fare il mio presepe? E vado avanti, quest'anno lo cambierò un poco, diventerà così, diventerà... non c'è niente da fare. L'anno dopo mi rimetto lì davanti, ma non parlano più i pastori perché i miei genitori sono morti. Non c'è più la voce di loro che imita la voce dei pastori. Guardo certe statue, il Dormiglione ad esempio, non so se amarlo o odiarlo, perché non so se è lì e dorme perché non gliene frega niente o perché è stanco, e però non si muove più niente. Guardo dentro le casette e non c'è più niente, non sento più le voci, non sento più niente. Ogni anno riprovo a farlo per ritrovarlo come allora, ma tutti gli anni mi metto lì. Non c'è più niente da fare. Per quello, adesso che è Natale, se qualcuno mi volesse fare un regalo, regalatemi un'ora di quando ero bambino per poter rivedere il mio presepe di allora. Adesso mi dite poi quali sono gli artisti veri e tutto quello che poi c'è in giro, no? Quindi c'entra, perché hai proprio dentro, e io lo so, qualcosa di straordinario. Altrimenti non riusciresti ad emozionarci così tanto stasera, ma in tutta la tua vita, in tutta la tua carriera. Forse tu, uno come te, non se ne rende neanche veramente conto fino in fondo di quanto dà. Vabbè, non l'ho pagata, perché mi ha guardato lui per dire sì, vale. Ti ringrazio, ma io ringrazio voi per avermi invitato qua per prendere questo premio, se lo merito, no? Che arriverà. Penso tu. Il mio c'è. Il mio c'è. Perché abbiamo fatto tutto così. Non dire che c'è, di che è via anche il mio, dammelo di nascosto, sennò poi gli altri mi fanno un mazzo così. Poi ringraziare l'ingegnere, capito, che ha realizzato il... Quindi guarda, io vorrei, scusate, il mio c'è, il suo c'è, no, perché sono due premi diversi. Allora vorrei chiamare a premiare un attore che si chiama Fabio Farronato, che dovrebbe essere qui, che è mio concittadino, perché è torinese come me, che anche lui insomma ha un bel po' di carriera. E puoi anche attraversare il palco, puoi fare quello che vuoi, Fabio. Abbiamo anche lavorato insieme in un episodio di Carabinieri. Sì, noi facciamo il delinquente. Facciamo il delinquente, sì. Ma si vede la faccia. Certo, sono il delinquente per definizione. Bene, molto, molto, quasi quasi me lo tengo io. No, carino, molto bello. Perché è importantissimo, noi, vero Nicole, dobbiamo ringraziare l'ingegnere Sergio Calisesi dello studio di ingegneria omonimo, ideatore e creatore di questi premi Colosseo, che sono fatti in 3D, ma tu lo sai. Grazie Sergio, grazie. E poi finché, grazie, complimenti. È anche perché è un premio, quindi è graditissimo. Adesso quando ci sarà come premio la carne in 3D, casomai... è peggio, però adesso grazie, complimenti, è proprio bello. È bello, sì, bravissimo. E anche dopo parleremo, no, sul palco, va bene. Grazie, grazie mille, grazie Andrea, grazie. Da solo, grazie Sonia, grazie a tutti i fotografi, a tutti i giornalisti, siete sempre così affettuosi e preziosi. Proseguiamo con il concorso. Concorso videoclip musicali. Iniziamo con il miglior fotografia videoclip musicale, Jason Garcia in Limbo. Credo ci sia, vero? Jason? C'è? Fatemi un cenno. Giuseppe, c'è? Va bene, proseguiamo, poi se arriva. Miglior musica videoclip musicale, DJ Ice One più Call
Odin Lassi, non so se ho detto bene. Quindi DJ, ci sei? Eccomi, scusate, poi mi dite bene come si dice. Ciao, piacere, Manuela. Adesso, no, vieni, perché io ti faccio vedere. Allora, Cal in Lucy. Perfetto, grazie, scusate. Allora, mi raccontate un po' il vostro lavoro?